Buonasera amici di YouTube, io sono il vostro Nero Rosanero e sto facendo un video che non avevo intenzione di fare. Non avevo programmato questo video, è un video così a caldo per esprimere un mio sentimento. Allora, io ho aperto questo canale da 2 mesi, e soprattutto per parlare sui temi che a me mi piacciono, che sono l'amore per la mia squadra, che è il Milan, le serie TV, soprattutto quelli basate sui fumetti, e i film, che sono le mie grandi passioni. Però diciamo che non avrei mai voluto fare questo video. Sapevo che prima o poi questo personaggio in cui sto per dire doveva trovarsi un'altra squadra, ma al vederlo diciamo indossare un'altra maglia, indossare un altro logo, indossare un colore che non è il suo, perché non è il suo, a me ha fatto male. Sto parlando del Rino Gattuso. Chi mi conosce personalmente sa che anche se Rino Gattuso non è Ronaldinho, non è stato Kakà, non è stato Shevchenko, è fra i miei 3 giocatori preferiti del Milan della storia, da quando tifo Milan. Proprio per quella passione, quella grinta, quel centrocampista che avrei messo in qualsiasi gioco di FIFA. Poi umanamente non si può dire nulla. Cioè, penso che il Gattuso che vediamo sulle conferenze stampa, il Gattuso che vediamo in campo, lui è così. Non è un giocatore doppia faccia al Cristiano Ronaldo. Secondo me lui è così. Quindi per, diciamo, l'uomo, il giocatore e anche quello che è stato l'allenatore, vederlo a Napoli è gratificante. Gratificante per la sua carriera, gratificante perché lui se lo merita come allenatore, è gratificante per l'uomo che è Rino Gattuso. Perché non sono felice che lui sia a Napoli? Perché secondo me lui ha interrotto un percorso al Milan che secondo il mio criterio è stato interrotto soprattutto per le grandi critiche riguardo a una parte della tifoseria del Rosonera. A parte che non l'hanno mandato via, è lui che ha deciso di andare via con le sue gambe perché diciamo aveva chiesto dei nomi alla società e la società non l'ha accontentato e quindi ha deciso di andare via. Perché Rino Gattuso voleva fare un mix fra esperienza e giovani. Che alla fine non era pensata male, se guardate il Milan di adesso e la classifica del Milan di adesso. Che grazie a padre Pioli abbiamo riuscito magari a prendere... Ci siamo riusciti, diciamo, a riprendere più che altro e a fare dei punti. Però... qual è la situazione? Neanche un video fa avevo detto che se il Napoli si riprendesse dalla situazione imbarazzante che sta vivendo, perdevamo un posto in Champions, perché ci andava sicuro. Con Gattuso in panchina, il Napoli va in Champions, quindi un posto l'hai perso. Perché tutti quei tifosi che su YouTube, sul gruppo di milanisti su Facebook, su Instagram, sui forum su Telegram, che dicevano Gattuso non è da Milan perché noi abbiamo dei super giocatori che questi non addestra, non li sa allenare, avete capito? Voi siete stupidi. Chi ha detto che Gattuso non è un allenatore da Milan? Per colpa vostra, perché anche voi avete la vostra parte di responsabilità, perché aveste non dato sostegno a un allenatore che secondo me farà benissimo a Napoli e che poteva avere noi in panchina. Quindi, io non voglio fare il solito video sfogo, scrivete scusa Gattuso, perché dovevate già chiedere scusa a Gattuso quando avete capito il disastro che ha fatto il maestro Giampaolo. Già lì dovevate aver capito quanto era importante Gattuso per il Milan. Però a me mi fa molto, molto male vederlo a Napoli, mi fa male e lo so che non è che va lì a giocare, va lì a allenare, è un allenatore, se Conte può andare a allenare la Juve, sì, l'Inter scusate, Gattuso può andare a allenare, è tanto lavoro, però mi fa male perché poteva ancora essere l'allenatore del Milan, è sicuro, molto sicuro a mente,
I tifosi che lo criticavano dicendo che non era da Milan non hanno aiutato la situazione che lui rimanesse. Cioè è andato a Napoli. Vogliamo ragionare un po' di questa cosa? Cioè chi allenava fino adesso a Napoli? Prima di Napoli chi allenava a Napoli? Vi rendete conto che Napoli in questi anni, diciamo, la seconda forza del campionato? Allora, una squadra che fino adesso è stata la seconda forza del campionato va a prendere uno che non sa di calcio, uno che non è da Milan. Era Gattuso che era superiore al Milan che avevamo noi. Cioè non era Gattuso che non era da Milan, era il Milan che non era da Gattuso. Per come abbiamo visto che sono venute le cose fuori. Perché adesso sicuramente lui farà bene a Napoli, perché ce lo vedo, la sua piazza, ce lo vedo bene, e farà bene, e io glielo auguro con tutto il cuore perché se lo merita. Però quando, io spero di no, perché essendo tifoso del Milan, io spero il migliore, la cosa migliore per il Milan, quindi mi auguro un quarto posto per il Milan, un terzo per il Napoli, ma è nella realtà, è un mondo non di fantasia, mondo reale, il mondo reale, sicuramente sai cosa succederà? Che noi andremo in Europa League, perché quello dove andremo, con Ibra o senza, molto probabilmente con Ibra andremo in Europa League, senza Ibra non andremo nemmeno in Europa League, però il Napoli andrà in Champions. E quelli lì che hanno detto, ah ma Gattuso, fra youtuber, tifosi comuni, tutti quei tifosi, teste di cazzo, perché glielo dico, voi siete dei testi di cazzo che avete sottovalutato l'impresa che ha fatto quell'uomo, voglio vedere cosa dite. Quando Gattuso porterà il Napoli in Champions? Voglio vedere, guarda, potesse vedervi tutti in faccia. E non sto dicendo che non voglio che il Milan non vada in Champions, perché io me lo auguro con tutto il cuore. Ma adesso chi dei due ha più probabilità di andare in Champions? È il Napoli che il Milan. E mi auguro che padre Pioli faccia il miracolo. Però, per colpa di testi di cazzo, tifosi del Milan, perché io ritengo, da milanista, che noi del Milan siamo una fra le peggiori tifoserie di tutta Italia, perché siamo ingrati, siamo veramente ingrati. I primi tifosi ridicoli secondo me sono quelli della Juve, secondi siamo noi, per la quantità di stupidi analfabeti funzionali nel concetto calcistico che abbiamo, perché solo uno stupido poteva non capire che miracolo ha fatto quell'uomo e gioire del fatto che sia andato via per prendere il maestro di calcio che fra un po' ci portava in Serie B. Quindi, detto questo, buona avventura Napoli, Gattuso, ti auguro il meglio. So che sei milanista dentro, quindi non mi sento tradito da nessun modo del fatto della tua scelta. Ti auguro solo il meglio, che tu faccia una carriera incredibile. Mi auguravo i primi titoli al Milan, me li auguravo, purtroppo non è successo. C'è un Dio lassù, e meno male ti ha dato ragione a te, perché ha dato ragione a te. Il discorso del calciomercato che hai voluto tu, alla fine se si faceva come volevi tu, questo Milan a quest'ora non era in questa situazione. Quelli che dicevano che non eri da Milan, adesso alleni la seconda squadra più forte che c'è in Italia. Dimenticatevi dall'Inter, della Lazio e della Roma, stiamo parlando dell'organico che c'è al Napoli. E quindi hai avuto ragione tu. Chiedete scusa, inutile. Hai avuto ragione tu. Quindi ti auguro il meglio da tifoso del Milan. Speriamo che quando ci incontrerai nel giorno di ritorno tu faccia male, così non si vince. E poi tu le vinca tutte le altre, ma quando incontrerai noi tu perderai, me lo auguro. Ti voglio tanto bene, Gattuso, in bocca al lupo. E per voi altri tifosi del Milan,
andate a cagare. Voi che avete criticato Gattuso, andate a cagare con tutto il cuore. Andate a cagare. Tutti. Like se ti è piaciuto il video. Se non ti è piaciuto il video, lascia il dislike. Tanto è gratis, lascia il dislike. Lascialo il dislike. Tu che Gattuso non era da Milan, che io non capisco un cazzo di calcio, lascia il tuo dislike. Mi importa una sera. Lascia il tuo dislike. Intanto fate capire che non capisci una mazza di calcio. Iscriviti se vuoi più video del genere su serie TV e film, forza Milan.